Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gianni Otto. Si continua con We Are Football. Siamo messi male. Oddio, male. Diciamo non siamo messi benissimo perché, come ben saprete, abbiamo iniziato a perdere qualche partita e quindi la Fiorentina ci ha passato in classifica. È a due punti al momento da noi. Ci aspetta una grande partita fra due giorni contro il Genoa. Grande perché? Perché il Genoa è al nostro pari, praticamente terza, ma con il nostro stesso punteggio di 35 punti e noi siamo avanti a lei solo per la differenza reti, ragazzi. Quindi, insomma, sarà tosta, insomma, la dobbiamo fare, dobbiamo vincere perché dobbiamo iniziare a recuperare punti anche sulla Fiorentina, perché noi vogliamo sicuramente vincere, perché alla Juventus vincere è l'unica cosa che conta, come diceva il buon vecchio presidente, ragazzi. Quindi dobbiamo attrezzarci per farlo. Allora, non so come mai abbiamo iniziato a perdere così. Ho iniziato a fare qualcosa di diverso, perché ho visto gli altri episodi anche nelle ultime partite. Intanto vi chiedo scusa se sono un po' al buio, ma è caldo e quindi cerco di mantenere il calore lontano da me, tenendo tutto chiuso e buio e spento, ragazzi. Già c'ho il PC che è un forno qua giù alle mie gambe. Abbastanza, direi. Dicevo, ho iniziato a fare qualche cambio di formazione, ma anche magari negli allenamenti, calando e aumentando l'intensità. Non vorrei magari aver pesato un po', infatti, anche sulla condizione atletica dei nostri calciatori. Ma si va, ragazzi, si va. Ai ai ai, il giorno prima della partita, Bentancur raffreddore, non so se sarà disponibile. E intanto ci arriva un'offerta per Szczęsny, 65 milioni di euro. La rifiuto, ragazzi, al momento la rifiuto. È già aperto il calciomercato, quindi. Vediamo se Bentancur, no, purtroppo Bentancur e Morata ancora indisponibili. Già, non avevamo ancora visto quanto tempo doveva stare fuori Alvaro. Lo andremo a vedere dopo, se me lo ricordo. Vediamo un po' chi mettere allora. In cabina di regia, Adrien Rabiot si è riposato perché era squalificato nell'ultima partita, quindi può benissimo entrare. Bernardeschi ancora non al meglio. Franco Tonga, vabbè. Ci portiamo via Bernardeschi, non si sa mai, magari negli ultimi 5 minuti li si possono far giocare, recupera anche un po' di condizione magari giocando, perché no. Quadrado, Chiellini, De Miral, Frabotta, Rabiot, Ramsey, Arthur. Dai, partiamo così, Dybala, Federico Chiesa, Ronaldo. Ok, questa è una partita normale, ma la giocheremo come fosse una finale. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Fisco d'inizio all'Allianz Stadium. Intanto il Sassuolo già in vantaggio, 2-0 sul Pisa. Ah, ma aspetta, è Coppa Italia questa qua, ragazzi. È Coppa Italia, scusatemi, non è campionato. Quindi ecco il Genoa, sì, ma non di campionato. Non l'avevo visto, non me ne ero accorto. Intanto Ronaldo, ragazzi, Ronaldo la dà verso Dybala, ma è fuori gioco, no? Perché vedevo qua Pistoiese, Pisa, insomma, vedevo delle squadre un po' così, quindi mi hanno dato da pensare. Infatti ho visto qua su che è Coppa Italia. De Miral, passaggio verso Chiellini, ad Arthur, che la ritira indietro verso Ramsey. Batti e ribatti. Ancora un attacco Juventus, Rabiot, ragazzi, la passa a Dybala, Quadrado, passaggio lungo verso Federico Chiesa, verso Ramsey, Arthur, la mette dentro, a Ronaldo di testa, Mattia Perin, fa sua la boccia. Ancora la Juventus con Frabotta che riceve da Chiellini, la dà a Chiesa, cambia tutto verso Paolo Dybala che la dà a Ronaldo, ma è in posizione di offside e quindi si alza la bandierina, si riparte, ragazzi, si riparte. Fin dall'inizio Juventus ha giocato un calcio d'attacco impedendo al Genoa di ingranare. Ancora la Juventus, infatti, che ci prova. De Miral, Quadrado, attenzione, salta uno, salta due, entra in aria, la mette dentro e basta per Ronaldo, che tira però sbagliando. E non è da lui e va fuori la palla, ragazzi. Finisce il primo tempo 0-0. Continuiamo così che, insomma, qualche azione l'abbiamo avuta. Poi si va a fare qualche cambio adesso nel secondo tempo, sperando almeno di fare un golletto, ma risparmiamo un po' la fatica a qualcuno, perché poi arriverà il Sassuolo, ragazzi, nella prossima partita di campionato. Quadrado si accentra al limite dell'area, tira e Perin di nuovo fa sua la palla.
ancora la Juventus con Demiral verso Cuadrado, Dybala la mette dentro, ragazzi, verso Chiesa, la rimette, Rabiot tira, la palla va ampiamente al lato. Dai, dai, con tutti questi attacchi, la vedo una partita di quelle che attacca, attacca, mucchio d'azione, non si fa mai gol, Ronaldo, eccolo qua invece, mi smentisce subito, 1-0 Juventus, ragazzi, dobbiamo fare qualche sostituzione, altrimenti si stancano troppo i nostri giocatori. Mettiamo Danilo Berda al posto di un buon Paulo Dybala, non ha brillato in questa partita, ma si spera che brilli adesso. Lo metto a punta centrale, ragazzi, perché voglio togliere Ronaldo e mettere Kulusevski. Diamo qualche minuto a Federico Bernardeschi. Speriamo di non rischiare troppo, perché siamo solo 1-0, ma insomma, dai, si vedrà. Sandro è stanco, Cuadrado non ne vuole più. Quindi spostiamo Demiral terzino, facciamo entrare magari... Sono tutti stanchissimi, ragazzi, cioè sono tutti cotti, veramente. Sono tutti cotti. Lascerei così. Schöne intanto, cartellino giallo per aver ripreso il gioco senza autorizzazione. Ancora la Juventus, Rabiot salta uno, la passa verso Bede, che ne salta uno, ragazzi, e prova il passaggio verso Kulusevski, che tira. Ma come si fa a tirare così fuori Dejan? Non capisco. Dalla parte opposta della porta. E intanto Marco Piaca, attenzione, grande ex in questa partita, ammonito insieme ad Aaron Ramsey. 85esima, ragazzi, la partita sta per finire. Calcio d'angolo per la Juventus, alla battuta Dejan Kulusevski, la mette corta per Rabiot, che la mette dentro, anche lì di testa, di poco sopra la traversa. Si salva il Genoa da raddoppio bianco-nero. Vediamo se fischia la fine l'arbitro. Fischia la fine e si qualifica per il prossimo turno, ragazzi. Si qualifica la Juventus per il prossimo turno. Dobbiamo aspettare il finale delle altre partite per poter andare avanti. Vediamo intanto la Juventus che vince a Genoa. È l'unica delle partite che è finita, mi sa, perché è l'unica che è evidenziata. Cioè, è impossibile sia l'unica che è finita, dai. Sì, probabilmente sì, perché vedete. Allora, questi risultati, ragazzi, questi risultati. Il Napoli perde con il Cagliari, quindi il Napoli va fuori, ragazzi. Vediamolo qua, si vede meglio. Il Parma vince col Venezia, quindi Parma avanza. Torino avanza con il Perugia. La SPAL batte la Pistoiese ben 6-0 e avanza. Il Verona che avanza contro il Pescara per ben 4-0. Cittadella-Bologna, la partita tirata, spunta il Cittadella, 4-3. 1-0 Juventus su Genova, passa la Juve. La Samp tiene alto l'orrore di Genova e quindi va al terzo turno, insomma passa il turno col Benevento per 5-3, Sassuolo vince 2-0 sul Pisa, il Milan va avanti, meno male, vincendo con il Pordenone Calcio 5-1, la Roma batte il Cosenza 4-1, la Lazio l'Empoli 5-0, l'Udinese fa fuori lo Spezia Calcio 5-4, la Fiorentina fa fuori l'Atalanta 1-0, la Salernitana vince sul Frosinone 4-1, Inter Cremonese 5-1, passa l'Inter, Cagliari Napoli 2-0, passa il Cagliari. Questi i risultati di Coppa Italia. Adesso però noi ci aspetta la Serie A Team, ragazzi, la Serie A Team contro l'Udinese, ma non era col Sassuolo, ah no, scusate, mi confondo, il Sassuolo era prima e infatti abbiamo perso, era nell'altro video, scusatemi, sono un po' confuso. 445 km dista Udine, ragazzi, la Dacia Arena di Udine dal centro sportivo della Juventus, siamo arrivati, ci manca il centrocampista, speriamo che Bentancur ancora è indisponibile, eh sì, perché è la stessa settimana, infatti. Però vediamo che Morata, ah no, è la stessa settimana, però Morata per esempio adesso è disponibile, lo portiamo in partita, lo portiamo ovviamente dentro, ragazzi, però non potrà giocare sicuramente, mi ci vorrà un centrocampista. Vediamo un po' che ci possiamo mettere. Rabiot squalificato, Rabiot è sempre squalificato comunque, ragazzi, cioè io non ho parole. Questi ragazzi devono giocare per riprendere un po' di fiato, ma scusate, le ultime partite sono state un pochino massacranti a livello di risultato e quindi non è difficile farli trovare spazio, capito?
che non possa andare a mettere uno stanchissimo in campo, altrimenti è un problema grosso. E in cabina di regia, due centrocampisti, ragazzi, fuori, è un problema grosso. Devo far giocare per forza Arthur, o ci metto Kulusevski e si guarda che succede, lo mettiamo magari qua, esterno, cioè più defilato sulla destra, ecco, e lasciamo la regia a Ramsey, anche se non è proprio il suo forte, piuttosto a McKennie. Frabotta si può far rientrare Alexandre, vediamo come sta, ma sì, dai, si fa rientrare lui. Quadrado lo vorrei tenere a riposo e magari mettiamo dentro De Ligt, imprescindibile in difesa, facciamo riposare Giorgione e si mette dentro magari Bonuccione, e si va così, 4-3-3 o 4-3-2-1, insomma come preferite, e bisogna giocare così, ragazzi, non c'è remissione. Inizia alla Dacia Arena, ragazzi, Udinese-Juventus, vediamo un po', subito Tarabt per l'Udinese, Mandragora, De Paul, gira tutto per Ouejan, verso Okaka, di testa, la insacca alle spalle di Szczęsny. Udinese passa in vantaggio. Di nuovo l'Udinese, che allora sull'onda dell'entusiasmo provano a cercare il raddoppio con Okaka, parata sicura di Szczęsny, meno male. Ancora l'Udinese che mette veramente alle strette la Juventus, una Juventus irriconoscibile in questi primi minuti di partita. Mandragora fuori gioco di Ouejan e quindi si riparte, ragazzi, dalla punizione per la Juventus. Ma ancora l'Udinese che riconquista palla, Patrick, attenzione, Mandragora, la passa verso Kaka che la passa centralmente a Lasagna. De Paul, attenzione, Okaka, la passa Mandragora che trova il gol del 2-0. La Juventus è in crisi. È in crisi la Juventus, ragazzi, è veramente in crisi. Non riescono più a fare niente, non riescono più a giocare, cioè sono veramente in crisi. Un calcio di punizione intanto dalla distanza per l'Udinese, la mette dentro verso Lasagna, Mandragora. Oh mamma mia, di poco fuori, ma dobbiamo assolutamente recuperare, cioè ci stanno veramente massacrando, ragazzi. Ci stanno veramente massacrando, ma intanto il contropiede della Juventus con Alexandro che la passa verso Demiral, passaggio lungo verso CR7, la mette dentro per McKennie che tira, ma sbaglia e la palla va fuori, ragazzi, incredibile la Juventus, incredibile, veramente incredibile. Calcio di munizione per CR7 sulla tre quarti esterna, la dà verso McKennie che calcia di controbarcio, ma Musso fa sua la palla. Tante azioni da parte dell'Udinese e adesso però un Tarabt, il cartellino giallo ammonito. La Juventus che non riesce ad incidere bene, vediamo che adesso però si sveglia. Ancora Demiral, la passa a Kulusevski che la passa lunga dalla parte opposta a cambiare tutto per Sandro. Verso Dybala, la mette bene dentro per Ramsey che va a colpire di testa, ma la ridà praticamente a Dybala. E finisce in un nulla di fatto l'azione. E allora attacca l'Udinese che vuole dalla distanza bucare Szczęsny, ci riesce. 3-0. 3-0 ragazzi, la Juventus è in cacona proprio, è in cacona. La Fiorentina sta anche vincendo, tra l'altro il Genoa forse no, sta pareggiando. Finisce il primo tempo, intanto ragazzi siamo messi male. Siamo veramente messi male, non possiamo più andare avanti così, c'è qualcosa che non va. Non abbiamo neanche poi tantissime alternative noi alla fine. Dybala è stato praticamente assente, Chiesa anche. Non abbiamo più un gioco a centrocampo, non abbiamo più niente, cioè ci schiacciano tutti ragazzi, non è possibile. Riparte il secondo tempo, calcio di punizione ragazzi, questo McKennie alla battuta centrale, tira dalla distanza, la palla va veramente in larga, tre gol non si faranno mai, ma mai, eh. Proviamo a mettere magari, che ne so io. Attacco totale, ragazzi, attacco totale. Siamo allo sbaraglio, attacco totale. Attacco Juventus, calcio d'angolo. Dejan Kulusevski alla battuta. La mette bene, attenzione, De Ligt la passa verso Ronaldo che di testa la tira veramente larga. Incredibile Juventus, ma ancora Kulusevski di nuovo alla battuta di un calcio d'angolo. Stavolta la passa bassa a Bonucci che la tira a Ronaldo e trova il gol del 3-1, ragazzi. Ho paura che sia tipo il gol della bandiera.
Ancora no, attenzione, adesso è l'Udinese che attacca con Lasagna, Mandragora, Pereira, reagisce subito al gol subito e per fortuna non ne fa un altro, per fortuna non ne fa un altro. 80esimo ragazzi in corso, attacca la Juventus, De Ligt, McKennie, Ronaldo, attenzione, Kulusevski, cross verso Morata che di testa la tira nelle mani di Musso e niente da fare, finisce in nulla di fatto, ancora la Juventus però all'83esimo, ci riprova Bonucci, a Ramsey, vede Morata, la passa verso Ronaldo che la passa dietro a Kulusevski, filtrante, McKennie, la gioca all'indietro per Morata, Ramsey tiro. Si fa melina davanti alla porta e riparte il contropiede dell'Udinese, ragazzi. È triste, è triste. È veramente De Lofeo, attenzione, Lasagna tira fuori. È veramente triste la cosa perché stiamo perdendo alla grande tanti punti, ragazzi. Stiamo perdendo tanti punti. Ci distacca di ben 5 punti. No, si strappa anche Federico Chiesa. Incredibile. E allora è finita qua, ragazzi, la nostra gioia, mi sa, di quest'anno. Si è rotto anche Chiesa. Incredibile. La Fiorentina va a vincere 1-0 col Verona. Andiamoci a vedere. Andiamoci a vedere i risultati della partita, ragazzi. Samp vince col Torino 3-0, il Sassuolo 1-0 con il Napoli. Parma-Atalanta 1-0, Genoa-Milan 0-0. Crotone Benevento 0-2, Verona Fiorentina 0-1, Cagliari 3, Roma 1, Udinese 3, Juventus 1, Bologna 1, Inter 2, Spezia 1, Lazio 4. Ragazzi, questa è la situazione. Siamo in netta calata, in netta discesa in classifica, 35 punti a ben 5 punti dalla Viola che si trova in testa da sola in classifica e si appresta a diventare campione d'inverno. Vediamo che cosa ci aspetta. Abbiamo intanto aumentato la nostra conoscenza dei giocatori e nuovi contatti, insomma, in Inghilterra. Non so se è riferito al calcio per caso o a possibilità di allenare squadre, non lo so. Non ci sono partite in programma per questa settimana, meno male c'è la sosta, meno male c'è la sosta. Allora concentriamoci sul migliorare la squadra, ragazzi. Vediamo un attimo, allora il 3 gennaio, infatti, perché adesso è il 21 dicembre 2020, quindi è il mio compleanno, ragazzi, il 21-12. Le prossime saranno Parma, Cagliari, Genoa, Fiorentina, Verona, Crotone, Fiorentina, ok. Perché Fiorentina? Ah, ok, una in Coppa. Boia, siamo con la Fiorentina in Coppa, ragazzi. E poi dopo si rinizia il girone di andata. E vediamo un po' quello che succede. Bisognerebbe riuscire a vendere o comprare qualcuno, soprattutto rinforzarsi. Allora, l'amichevole non mi interessa, li voglio far riposare per bene io. Vediamo se ci arrivano delle belle offerte. Vediamo se ci arriva qualche offerta da non rifiutare. Riuscissimo a vendere CR7 non sarebbe male. Bonucci, no, non lo vendo, non lo vendo. Szczęsny non si sente bene, raffreddore, ma tanto non c'è. Insomma, il campionato al momento è fermo, quindi non c'è problema. Ci sono le vacanze di Natale. Il dipartimento sponsor è corto di personale. Attenzione, anche Ronaldo con il raffreddore, poverino. Ramsey ha finito il suo obiettivo attuale, potenza di tiro, è passata alla grande. Controllo di palla. Ma sì, controllo di palla, lasciamoli. Non arrivano grandi offerte comunque. Un nuovo giocatore delle giovanili. Puoi dare il benvenuto in squadra al nuovo giocatore delle giovanili, ragazzi. Ha 14 anni in primavera. Si chiama Lionel Ramone. 14 anni è una punta centrale, 3,9 al momento il suo valore. Attenzione, Franco Tonga vuole più soldi, ma te sei matto, ma te sei matto, io te ne do anche meno, to. Cioè, richiede 410.000 euro, ragazzi, ma no, 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 cioè, ma non ci siamo, ma chi sei? Ma chi sei, scusa, Franco Tonga, cosa hai dimostrato al momento? Se te ne potessi dare meno, te ne darei anche meno, non ti do nulla. Sì, vai, vai, se sei su tutte le furie, ciccio.
Merit Miral finisce il suo obiettivo, progressione palla al piede, ottima roba. Vediamo qua che abbiamo: cross, tiro al volo, resistenza, tecnica, velocità, colpi di testa. Resistenza, visto che a volte lo utilizziamo da terzino, quindi resistenza ci sta. Nicolò Fagioli intanto fa un livellino, anche Marchetti, Bangula anche, tutti crescono ragazzi in primavera. Però, prossima partita, ci siamo questa settimana. Allora, proviamo a vedere se si riesce ad andare a trovare quel giocatore di cui stavamo parlando in un altro video, ragazzi, ovvero Laimer. Non sarebbe per niente male. Non so quanto è il suo attuale valore di mercato. Konrad Laimer, eccolo qua, è un centrocampista, visto che insomma spesso e volentieri siamo messi male a centrocampo. 10 milioni. Fortuna Düsseldorf non ha molta voglia di lasciare partire Konrad Laimer. Il club sarebbe disponibile a vendere solo davanti a una buona offerta. Noi ci proviamo, ragazzi. C'è poco da fare. Ci proviamo, ragazzi. Però ci diamo appuntamento al prossimo video per far partire la trattativa. Vediamo se ce la facciamo. E mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate. Fate più tifo che potete alla Juventus, ragazzi, perché veramente... al nostro Johnny Cingoma, perché veramente ne ha bisogno, perché siamo entrati in un tunnel senza fine di sconfitte in campionato dove non riusciamo più a fare punti. Se vi va, iscrivetevi al canale. Ci vediamo qua nei prossimi video. Ciao ciao.